Tony Zaccheddu, stanco per la gara ma contento dello 0-0 perché a Pula non è facile far punti. No, eravamo consapevoli che era un campo difficile, noi siamo una squadra molto giovane e poco esperta, ma ci tenevamo tanto a fare una bella figura, siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo. Adesso cercheremo di rinforzarci in qualche reparto che manca e cercheremo di lottare fino alla fine per cercare la salvezza, che è l'obiettivo della società. La squadra giovane che ha iniziato un po' in ritardo, però in Coppa Italia ha dimostrato di saperci fare, anche oggi sicuramente ha un po' sofferto il Pula, però sicuramente non si è fatto schiacciare. No, ma noi sappiamo che la nostra arma è la corsa, è la freschezza dei ragazzi e punteremo molto su questo, ripeto, in attesa di qualche aiuto, qualche rinforzo che ci serve in ogni reparto e continueremo la nostra strada verso la salvezza. Per voi anziani quanto è difficile star lì a pensare a giocare bene, a dar consigli ai giovani, perché ogni tanto si distraggono? Sì, quello è molto importante, sappiamo che non sempre si dà al 100%, dando anche una mano ai ragazzi, quindi cercheremo anche in questo di aiutarli e loro devono cercare di darci una mano anche loro, perché sono importanti oggigiorno, con 4 giovani è molto importante. Avete sofferto un po' l'iniziativa di Flores, di Boi, che sono giocatori in eccellenza, hanno sempre segnato e giocato bene, però nelle ripartenze siete stati anche voi pericolosi, forse è mancato il tiro finale. Sì, diciamo che sapevamo che loro esternamente erano molto forti, abbiamo cercato di limitare Boi e Flores cercando anche le ripartenze, ma abbiamo bisogno di una punta di esperienza che magari ci dia quel salto in più. Nonostante comunque Falchi abbia fatto bene. Sì, diciamo che si è comportato bene, ma ripeto, ci manca qualcosa, aspetteremo. Ecco, in ogni caso, comunque in attesa dei rinforzi, un punto che muove la classifica e sicuramente il messaggio è che non siete una squadra facile da battere. No, siamo una squadra giovane, ma una squadra anche con giovani di esperienza, perché hanno fatto già diversi campionati di eccellenza e quindi sono molto bravi e quindi dobbiamo cercare di aiutarli e tirare avanti finché possiamo. Ecco, cosa spinge Zaccheddu, Pierangeli a continuare a giocare in un campionato come l'eccellenza? Al di là del fatto che tanti giovani, ha abbassato un po' il livello, però comunque per stare al passo di chi corre ci vuole professionalità e voglia, entusiasmo. Sì, l'eccellenza è un campionato difficile, bello, a 36 anni ti dà ancora stimoli, quindi è quello che ci porta avanti. Noi cercheremo in tutti i modi di continuare finché possiamo e dare una mano ai giovani che saranno il futuro. Ecco, che ambiente c'è a Castelsardo? Si sta creando un po' l'entusiasmo nonostante si è rischiato quasi di non partire? Ma sapevamo che era difficile inizialmente, ma siamo riusciti a riunire un bel gruppo, anche da parte della società hanno fatto uno sforzo, si sono iscritti e stanno cercando di completare la rosa e il gruppo è ottimo e cercheremo di dare delle soddisfazioni a tutti. Va bene, ringraziamo Tony Zaccheddu, complimenti per la gara tua e dei tuoi compagni, in bocca al lupo per il campionato.